Quest'anno la nostra preghiera è diventata un grido, perché oggi la pace è gravemente violata, ferita, calpestata. E questo in Europa, cioè nel continente che nel secolo scorso ha vissuto le tragedie delle due guerre mondiali. Siamo nella terza. Purtroppo da allora le guerre non hanno mai smesso di insanguinare e impoverire la terra. Ma il momento che stiamo vivendo è particolarmente drammatico. Per questo abbiamo elevato la nostra preghiera a Dio nell'ottobre del 1962, mentre sembravano vicini uno scontro militare e una deflagrazione nucleare, San Giovanni XXIII fece questo appello. Noi supplichiamo tutti i governanti a non restare sordi a questo grido dell'umanità, che facciano tutto quello che è in loro potere per salvare la pace, tutto quello che è in loro potere. Eviteranno così al mondo gli orrori di una guerra di cui non si può prevedere quali saranno le terribili conseguenze. 60 anni dopo, queste parole suonano di impressionante attualità. Le faccio mie. Non siamo neutrali, mascherati per la pace. Perciò invochiamo lo ius pacis come diritto di tutti a comporre i conflitti senza violenza. Yeah.